Ben trovati amici sportivi rosso-blu. Ben trovati anche ai tifosi della Coio Pelli che ci stanno seguendo su Radio Torres per questa diretta, la gara di semifinale nazionale playoff, gara di andata, che sarà ovviamente una sfida importantissima per il proseguo del cammino della Torres, che ha già ottenuto un risultato straordinario in questa stagione con i playoff regionali, ma che vuole assolutamente andare avanti, e lo vuole anche questo pubblico di Sassari, che oggi è accorso davvero numerosissimo qui al stadio Vanni Sanna, già acquedotto, per incitare la formazione rossoblu. Formazione rossoblu oggi in tenuta bianca, ospiti in tenuta nera, e si sta per iniziare questa gara. Dirigerà l'incontro Paul Leonard Mialace della sezione di Terni, primo assistente Fabio Robustelli di Albano Laziale, secondo assistente Marco Bianchi Roma 2, quarto uomo Riccardo Fichera della sezione di Milano. Tutto pronto, attaccheranno da destra verso sinistra i giocatori di Santa Croce sull'Arno della Coio Pelli. Dell'ok, fischietto in bocca, si parte. 15:31 al nostro cronometro, al nostro, anzi, al nostro orologio, ma il cronometro parte ora con lancio lungo per Acuoio Pelli. Va subito a recuperare un buon pallone bianco che serve sulla sinistra Spano, palla per Chelo che viene anticipato, conquista palla l'Acuoio Pelli, numero 7 Nicolai, prova ad aprire per Pirone, palla ancora conquistata però dalla Torres con Chelo che scarica, e poi Piga che prova subito un lancio però sbagliato per Spinola che era fermo, lancio troppo lungo. Non ci sono novità di formazione rispetto alle precedenti gare, soltanto le squalifiche di cui abbiamo detto ampiamente in settimana, per la cui Pelli Morelli è stato squalificato dopo il rosso. Attenzione, un errore di Cataldo Minutolo che serve involontariamente Pirone, poi va però la Torres a rimediare con Mannoni, sbagliato qui Minutolo, doveva servire Chessa sulla sua destra, è arrivato comunque Mannoni a dar man forte. Ora la Torres può nuovamente manovrare, vi dicevo, assenza invece importante quella di Torre Pinna tra i pali, ma c'è il giovane Selva che ha la sua prima apparizione quest'anno, è la responsabilità per lui, ma ragazzo pronto che questa stagione comunque ha fatto tutta la campionato di eccellenza con la maglia del Terbu, la sua esperienza l'ha fatta, è certamente una gara questa che mette un po' di pressione, ma si sono allenati bene in settimana i ragazzi di Mister Tortora, che oggi, e questa è l'altra squalifica, guarderà la partita dalla gradinata di fronte a noi al suo posto in panchina Salvatore Menti. Entriamo ora in cronaca con Coio Pelli che prova a manovrare Scaramelli, Pirone, su di lui Mannoni, tiene palla Pirone, si gira, mette all'indietro, riparte dalla difesa con il suo centrale Mancini, palla al portiere Morini, va subito Chelo su di lui, deve sbarazzarsi del pallone abbastanza in fretta Morini, infatti sbaglia, non ci arriva Remedy su questo pallone, però sbaglia anche la Torres, qui conquista un buon pallone Andreotti, attenzione, scusate, era il numero 11 Remedy ad aver conquistato un pallone, intanto ha battuto subito una punizione, ma fa ripetere il direttore di gara. Intanto c'è stato, abbiamo detto, un pallone perso dalla Torres in mezzo al campo, è partito come un fulmine Andreotti, fallo per la Torres, e dunque commesso dalla Torres, e dunque calcio di punizione per la Coio Pelli da posizione pericolosa, poco oltre l'area di rigore, 6 metri fuori l'area di rigore, un po' decentrato sulla destra, vediamo chi si incarica della battuta, sono in 3, la batterà questa punizione numero 7 Nicolai, c'è anche Pirone fianco a lui, fischia ovviamente la curva nord sul pallone Nicolai e Pirone, parte Pirone, attenzione, palla filtra ma viene messa fuori dalla difesa rossoblu, aveva superato la barriera, ancora Coio Pelli, va ancora però Chelo a commettere fallo su il numero 10 delle Pirone,
stavolta la punizione è dalla destra, però già battuta, ancora Pirone che serve il compagno sulla destra che può crossare, palla in mezzo, viene allontanata, può ripartire Figa, palla per Spinola, si ferma Spinola, sceglie il lancio lunghissimo però dove non c'è nessuno, i compagni erano ancora tutti indietro, palla per il portiere, si riparte dalla difesa della Cuoiopelli. Gli errori in questo inizio di gara per la Torres molto imprecisa, mentre parte con abbastanza fluidità la manovra del Cuoiopelli, gli ruba palla però qui Piga, voleva ancora servire Spinola però troppo avanti, Spinola riconquista però il pallone la Torres che ottiene un fallo laterale sull'out di sinistra, palla all'indietro per Merenda. Merenda, lancio a cercare Sarrizzo sulla destra, di petto Sarrizzo mette giù, e scarica per Chessa, avanza Chessa, palla al piede, serve Bianco, si deve girare Bianco, preferisce dare pallone a Mannoni, che va a cercare sulla sinistra Spinola, ma è completamente sbagliato il lancio di Mannoni. Palla in fallo laterale. Rimessa effettuata, Spanu la mette nuovamente in fallo laterale, guadagna qualche metro, Cuoiopelli. Minuti corso del primo tempo, Torres che è partita con un po' di imprecisioni nei passaggi, palla in avanti a cercare Chelo, c'è però l'anticipo, allora riconquista palla la Cuoiopelli però gliela ruba ottimamente Sarrizzo che può andare, Sarrizzo prova una conclusione che viene deviata, c'è il primo corner su questa azione di Sarrizzo che è andato a incrociare su una palla in mezzo al campo in orizzontale, è andato a rubare il tempo anche alla difesa, è partito mentre si stava inserendo Chelo, ma ha preferito concludere, palla deviata, primo corner con Mannoni che va alla battuta, ovviamente salgono le torri rossoblu, minuto le merenda, sceglie il corner corto Mannoni, numero di Spinola e poi però la butta via, si è girato Spinola, doveva metterla per la testa dei suoi compagni ma ha calcolato male la forza, l'ha messa direttamente sul fondo. Va Morini, Riccardo Morini, classe 98 come il collega dall'altra parte Enrico Selva, a battere il rinvio, vanno a saltare Pirone, Chessa colpisce Pirone ma il pallone termina tra i piedi di Mannoni che può andare. Va subito Mannoni a servire Spinola, questa volta è giusto il lancio su Spinola, va subito Matteo Rossi a mettere in fallo laterale per in zona d'attacco la Torres. Va Spano alla battuta, palla dentro a cercare Chelo che si deve girare, tre giocatori su di lui, va a terra ancora però Spano che prova a rubar palla, riesce in qualche modo la Cuoiopelli a mettere fuori, Remedi attaccato subito, ancora Remedi però ruba palla ancora la Torres con Spinola, numero di Spinola, una conclusione subito dal vertice destro dell'area, cercare il fallo lontano, non termina, lontanissima dalla porta di Morini, comunque fa uno squillo a Torres alla porta della Cuoiopelli, va Chessa a saltare sul rilancio di Morini, va a terra poi Chessa fischia, direttore di gara, fallo a favore della Torres, Mannoni per Chessa, Sarrizzo indietro però non si intende con Chessa e ruba palla al Cuoiopelli, però c'è ancora Chessa in anticipo su Andreotti che lo butta giù, Andreotti gran fisico, numero 9 della Cuoiopelli. Chessa che sta giocando difesa esterno di destra per anche assenza di Casu, ma vi ricordo che in questo turno sono consentiti anche solo due fuori quota dunque per entrambe le formazioni, anche se la Cuoiopelli ne ha 30 ora si può metterne due, Casu che ha avuto dei problemi fisici ma Chessa lo ha già sostituito in altre occasioni, intanto Merenda per Minutolo a
alza la testa a minuto, lo controlla lo schieramento dei compagni, prova il lancio per Sarri, ma c'è l'anticipo di testa del centrale della Coiopelli che mette in fallo laterale. 9 minuti, Bacchessa alla linea di metà campo in avanti a cercare Sarrizu, voleva servire subito Bianco, adesso riceve Bianco dopo una piccola deviazione all'indietro per Merenda, tutta la torre stessa nella metà campo della Coiopelli, lancio di Merenda però è una via di mezzo, però sbaglia il difensore della Coiopelli, il pallone rimane lì, Spinola lo riconquista, non fischia l'arbitro, si può proseguire ancora Spanu, qui però lo perde lui il pallone sull'attacco di Remedi, fermato Spinola pensando di aver subito un fallo, ancora però bravissimo Piga ad andare a intercettare un pallone in mezzo al campo. Merenda, Mannoni, escono subito i centrocampisti della Coiopelli, allora si affida a questi lanci sugli esterni, la torre se va a Sarrizu, Sarrizu, buona Sarrizu, inseguito può andare dal limite Sarrizu, la conclusione che sbatte sulla schiena di un giocatore della Coiopelli che ora ha una ripartenza con Remedi sulla destra, lo insegue Piga, fischia il direttore di gara, un fallo di Piga, provato subito la conclusione Sarrizu al decimo, poi va subito partita velocissima la Coiopelli andando a cercare la percussione con Remedi, palla lunga adesso, cercare Pirone, rientra questa partita anche il capitano della formazione toscana Cacciagli che era assente invece nella sfida di finale regionale contro il Grosseto, intanto Bianco che lupa per il pallone, lo mette in avanti per Chelo, va Chelo, entra in area Chelo, è da solo, riesce però un giocatore del Coiopelli a rubargli il pallone, poi va giù Chelo, ancora Sarri va a combattere, ottiene un fallo laterale, ora è più aggressiva la Torres. Bellissimo il lancio filtrante di Bianco subito, intanto ancora Pirone che va a cercare di rubare palla e ci riesce a Mannoni, numero di Pirone che poi subisce il fallo. Chelo, tutto è stato bravo il difensore della Coiopelli che l'ha fatto spostare sulla destra e ha dovuto tenere palla, cercare un controllo complicato, poi in tre sono riusciti a fermarlo. Va Morini, battere un calcio di punizione sulla tre quarti della propria metà campo, calcio lungo a saltare Minutolo di testa, serve però Pirone, cerca Andreotti, poi va, esce bene Merenda, subito Mannoni per Spano, all'indietro per Selva, la butta lontano, intanto deve lottare Spinola contro Rossi e c'è un fallo su Spinola, trattenuto da Rossi. Stadio con davvero tante tante persone quest'oggi, bellissima giornata di sole a Sassari, forse più di 2000 spettatori quest'oggi, 1005 sapremo più tardi, comunque curva gremita e anche tribuna. Palla dentro intanto per la Torres, deve mettere in calcio d'angolo la Coiopelli per evitare il colpo di testa di Minutolo che si era postato sul secondo palo sulla punizione battuta da Mannoni. Siamo al 12esimo, secondo angolo per la Torres, da Mannoni nuovamente rimane lì Minutolo insieme a Merenda, insieme Spinola sul primo palo, Sarrizu in pressi del portiere, va Mannoni, palla dentro, attenzione, mette ancora fuori però la Coiopelli. Terzo angolo. Va Mannoni. Lancio lungo adesso sul secondo palo, cadono in due, in area, attenzione, va Piga però a recuperare questo pallone dall'altra parte. Attaccato da Botrini, si deve girare, Piga cerca compagni. Aspetta però che il pallone venga messo, infatti un fallo laterale, dunque può andare ora Spanu, la rimessa a cercare Spinola, gli restituisce il pallone subito dentro, Spanu va Bianco a cercare di fermare la ripartenza che invece cerca di far ripartire Pirone, ma bravo
Cataldo a fermare tutto. Quindi ancora Torres con Spinola, cerca di fare il numero Spinola e poi di servire Spano, che stava andando però verso il centro, serve dall'altra parte, ma il pallone è stato deviato. Dunque sarà ancora angolo, questa volta dall'altra parte, quarto per la formazione d'Ossoblu. Va Mannoni subito in avanti, merenda e Minutolo, palla per Spano, gli restituisce il pallone Mannoni, che poi lo sbaglia tutto, un tiro cross che termina direttamente sul fondo. Si aggira, lo vediamo dalla gradinata, mister Tortora, da quest'altra occasione sprecata. Si agita molto mister Rossoblu, panchina c'è, abbiamo detto, mister Salvatore Melfi. Rilancio di Morini, benissimo Minutolo che mette giù, può servire Sarrizzu. Sarrizzu aspetta compagni e poi parte sulla destra, va Sarrizzu inseguito da Nicolai, bravo, rubagli il pallone, allora va ancora Sarrizzu a cercare di recuperarlo, ma serve bene Pirone Nicolai. Va poi Minutolo a mettere in fallo laterale sul tentativo di Pirone. Battistoni in mezzo, riceve ancora palla Battistoni che mette subito in avanti per Andreotti, va però Minutolo e poi fallo su Chessa da parte di Scaramelli, è il terzo under della Cuglipelli, classe 99, già battuta la punizione. Mannoni gira e si gira e poi trova sulla sinistra Merenda che avanza, lancio in avanti a cercare Chelo, c'è il colpo di testa però di Botrini, non riesce a evitare però il fallo laterale la Cuglipelli. Dunque ancora Torres in zona d'attacco, 15 minuti nel corso del primo tempo, 0-0. Torres e Cuglipelli, va Spano alla battuta, cercare Chelo, Chelo per Spinola, viene anticipato d'un soffio, però il pallone è ancora per la Torres con Mannoni, e mette l'indietro per Minutolo. Ha preso un po' adesso in mano il gioco la Torres, per i primi minuti qui la Cuglio si era fatta più intraprendente. Palla dentro di Chessa, però non è preciso il suo servizio, recupera ancora però palla la Torres, va Piga, va giù, non c'è fallo, dice il direttore di gara, poi va Minutolo a impedire la ripartenza di Andreotti, ancora Mannoni a recuperare palla, all'indietro per Selva. Merenda, 4-4-1-1, schieramento di tecnico Cipolli. Intanto un lancio imprendibile questo per Sarrizzu, palla laterale a favore dell'Acquoio. Abbiamo detto 4-4-1-1 con Pirone che sta poco dietro Andreotti, il terminale offensivo. Mannoni, Chessa, Mannoni, seguito subito Cataldo Minutolo che va giù, qua c'è il fallo, qualche scaramuccia tra Nicolai e Minutolo, stringono la mano i due, il direttore di gara Gnalla c'è a cercare l'abbraccio. Va Mannoni, Chessa, ancora Mannoni, subito Pirone a inseguirlo, palla all'indietro per Merenda, poi sulla destra per Minutolo. Mannoni cerca subito il lancio sulla sinistra a cercare Spinola, riesce però Rossi a servire di testa il suo portiere, nulla di fatto, si va al rinvio quando siamo al 18esimo del primo tempo. Abbiamo detto minuti, 5 minuti la cui si era fatta intraprendente con qualche errore di troppo della Torres, poi è venuta fuori la formazione rosso blu. Intanto va Chelo a combattere su questo pallone e ottiene un fallo laterale dopo il corpo a corpo con Botrini, che lui 98 prestante centrale della Cuglipelli. Baspano batte questo fallo laterale in zona d'attacco, cerca compagni liberi, poi trova Chelo, però va giù, ma niente da fare, non c'è fallo qui, perde palla la Torres, allora può ripartire la Cuglio, va Sarrizzu a rincorrere, Sarrizzu è velocissimo però
non riesce a fermare la corsa di Scaramelli. Anche c'è una munizione per Bianco per il fallo su Scaramelli, se ne stava andando sulla sinistra. Primo giallo dell'incontro per Francesco Bianco. 19 minuti. Dunque, giallo per Bianco. Fa la battuta di questa punizione Nicolai, proprio di fronte alla panchina della Torres. Si sistema la difesa rossoblu. Nicolai sceglie Battistoni. Battistoni ancora per Nicolai per cercare poi il cross. Si libera bene per il cross, ma c'è sul primo palo Chessa, riesce a allontanare, poi ancora però può manovrare la Cuoiopelli. Va Bianco a cercare di dar fastidio a Bocconi, questo lancio lunghissimo in aria, presa sicura di Enrico Selva. Si riparte da Minutolo, larga Minutolo per Chessa sulla destra, ancora Minutolo, avanza, poi si risistema, non pressa moltissimo in fase di costruzione della Torres, la formazione è ospite. Intanto Spinola, Annoni, Merenda, ora prova Pirone a creare qualche problema, ma palla messa all'indietro ancora per Selva, che cercherà, vediamo, cerca il lancio lungo, no, cerca Mannoni, subito aggredito, ora Mannoni ancora lì indietro per Selva, il suo rilancio a cercare compagni, non ne trova, e ora pensa Rossi a mettere lì indietro un pallone un po' difficoltoso da controllare per Morini, che deve poi liberarsene per l'arrivo di Spinola. Qua c'è un fallo su Piga in mezzo al campo a parte di Remedi, calcio di punizione per la Torres. Pallone Francesco Mannoni, 21 minuti corso il primo tempo, 0-0 qui alla Vannisanna, questa gara di semifinale nazionale playoff. Mannoni, palla dentro sul secondo palo, c'è Sarrizzu che mette a terra Sarrizzu, ancora la Torre, secondo minuto, palla all'indietro per Bianco, Bianco si libera, Bianco viene allontanato il pallone dalla difesa della Cuoio, ancora però Torres con Chessa impedisce la presenza, mettendo un fallo laterale pericolosissimo qui la formazione rossoblu. Questa azione di Sarrizzu, palla sul secondo palo, non ci arrivava a Minutolo di testa, ma è riuscito Sarrizzu a mettere giù con il petto e poi si è salvata la difesa della Cuoio. Pericolosissimo Sarrizzu, ha messo un pallone in mezzo proprio tra una selva di gambe, nessuno è riuscito a deviare, poi ci ha provato Bianco dal limite, nulla da fare. Adesso calcio di punizione per la Cuoio dalla propria metà campo con Mancini, va a cercare sempre l'auto di sinistra, c'è in anticipo Chessa, però fallo laterale, guadagna metri la Cuoio con Battistoni, la rimessa, cercare Remedi, Chessa su di lui, mette in calcio d'angolo Chessa, il primo della formazione ospite contro i 4 battuti dalla formazione rossoblu. Alla battuta Cacciagli, capitano che rientra dopo la squalifica scontata nello scorso turno. Va la battuta Cacciagli, palla lunghissima, c'è un fallo però, attenzione, va a terra un giocatore della Torres, Merenda, calcio di punizione per la formazione rossoblu, erano caduti i 2, l'arbitro ha visto tutto. Va Minutolo a servire Mannoni, Mannoni per Sarrizzu, Sarrizzu ancora per Mannoni, Mannoni per Bianco, buona qui la manovra della Torres che può aprire ora con Sarrizzu, va Sarrizzu a provare, no, il calcio d'angolo dice che non c'è il primo assistente, signor Robustelli, che ha visto forse la deviazione di Sarrizzu,
stava cercando delle cross, il pallone è messo sul fondo, lui dice di non averlo toccato, ma così ha deciso. Quindi niente angolo, si riparte dal rinvio di Morini. Minuti intanto, nel corso del primo tempo, attenzione a Pirone, numero 10 dell'Acquoio, attaccato da Bianco. Pirone deve mettere all'indietro per Battistoni, lancio di Battistoni a cercare la testa di Andreotti, va a saltare Minutolo, Cataldo però ancora Chessa, e c'è il fallo di Chessa, dice il direttore di gara, sul numero 6 Scaramelli, è andato a saltare bene Chessa, quindi l'arbitro ha detto che il fallo era suo. Sul pallone Nicolai. Vai Nicolai. Palla ancora per Battistoni, sempre sull'auto di sinistra. Battistoni poi sbaglia tutto. Deve servire il compagno Scaramelli, ma ha tirato una bordata. Pallone terminato fuori, fallo laterale dunque, a favore della Torres. Chessa. Va alla battuta. Va Sarrizzo a chiedere il pallone, poi gli restituisce la sfera, Chessa in avanti per Chelo che va giù, c'è il fallo su Chelo, sulla spinta di Mancini. Calcio di punizione per la formazione rossoblu, poco oltre la linea di metà campo con Mannoni che fa sistemare i suoi due centrali difensivi perché il pallone sarà messo in aria. 25 minuti, va Mannoni, palla dentro, andare a saltare Minutolo, viene messo fuori il pallone, c'è Spinola dal limite, Spinola può concludere e c'è la traversa incredibile di Spinola e palla che rimbalza sulla linea di porta ma non entra. Una grande conclusione di Spinola, 26esimo, e poi sul proseguo c'è stata una conclusione ma il pallone è stato messo sul fondo, lungato al gol su questa occasione con Spinola che ha mirato proprio sotto l'incrocio, ha trovato la traversa piena, palo e poi palla che è rimbalzata sulla linea di porta, vero peccato, sembrava essere entrata la sfera. Torres pericolosissimo, questa conclusione di Spinola è nei suoi numeri. Va Merenda intanto a rubar palla, Figa, Spinola, due avversari su di lui, batte e ribatte, alla fine e per il rosso-blu la rimessa laterale. Mannoni subito escono per andare a attaccare i giocatori di palla, giocatori dell'Acquoio, ma si fa tutto il campo Nicolai senza riuscire. Tanto Spinola lontano dalla porta, ora deve manovrare, va con Mannoni, controllatissimo da Rossi, Spinola che lo insegue in tutto il campo senza mollarlo un attimo. Merenda, Mannoni, ora poi è tutta nella propria metà campo. Mannoni per Spinola che era molto in posizione centrale, va giù e c'è il fallo su Spinola da parte di Cacciagli, posizione centrale oltre 25 metri. Vediamo chi si incarica della battuta, sarà sicuramente Mannoni. Ventisettesimo, corso del primo tempo, si prepara la barriera della Coiopelli su questo calcio di punizione, sarà battuto da Mannoni. L'arbitro intanto sta parlando con i giocatori della Coio. Ora si può sistemare la barriera con il portiere Riccardo Morini, da indicazione sua. Punto di battuta c'è Francesco Mannoni. Vediamo qual è la sua soluzione. Cercherà il pallone al giro. La barriera è naturalmente fortissima. Pronti a Morini, tutto pronto, va Mannoni,
palla che sbatte sulla barriera, c'è ancora Piga, però la conclusione, il controbalzo, Morini para a terra, lì pericolosa la Corres. Tanto c'è subito il rinvio di Morini, stava cercando Andreotti e può andare ora l'appoggio con Cacciagli, mette all'indietro Andreotti, c'è però Spanu a fare buona guardia, poi Mannoni che ruba un buon pallone, mette a terra, poi serve Spinola sulla sinistra, deve correre Spinola per evitare l'out, ci riesce, va Spinola ancora, Spinola va giù, c'è il fallo proprio al limite dell'area da parte di Nicolai, e stava andando Spinola, qua forse ci stava anche un giallo, è stato proprio messo giù Spinola, vertice destro dell'area, calcio di punizione per la Torres, 29esimo. Sta venendo fuori la tecnica dell'attaccante argentino, già pericolosissimo con una traversa, pallone che ha rimbalzato sulla linea di porta. Intanto seguiamo questo calcio di punizione, Mannoni, subito la barriera però per Mannoni, dunque deve andare a rincorrere Piga che lascia terminare la sfera in fallo laterale, era forse che era un po' troppo vicina, non è riuscito a far arrivare il pallone in aria Mannoni. Spanu per Spinola, pallone subito messo in fallo laterale da Nicolai, appena tocca palla è circondato, 11 rossoblu. Chelo, tanto si deve girare, serve Spano, subito pallone in mezzo all'area, ci sono Sarrizu e Bianco, arriva però Mannoni, prova una conclusione, termina alla destra il palo di Morini e rimbalza anche tra l'altro pericolosamente davanti a lui, ha controllato però Morini, pallone terminasse fuori. Torres, come vi ho detto, dopo i primi minuti un po' di tensione nelle gambe è venuta fuori, ha creato azioni molto pericolose. Ora Spinola a servire Chelo deve girarsi, scarica su Piga, la sinistra Piga, cercare Spinola ancora per Chelo, ma il pallone è uscito, sono riusciti i giocatori rossoblu qui a manovrare, va l'appoggio, questa rimessa a cercare Pirone, prova a mettere giù un sombrero, c'è il fallo di Piga, giocatore sicuramente stato di grande tecnica, il numero 10 Gabriele Pirone, giocatore anche esperto, poi Pelli che ha raggiunto questo turno nazionale dopo aver battuto il Grosseto nell'ultima fase, che è arrivata una settimana dopo quella della Torres, che si è fermata per una settimana. Merenda, tanto va subito un fallo, quindi calcio di punizione già battuto, minuto Chessa, Mannoni subito su di lui, sceglie il lancio lungo, Mannoni va Battistoni a mettere in avanti, ancora Mannoni però che prova a mettere giù e poi fa proseguire il direttore di gara, un fallo, poi ancora Piga, fischia anche qui però il direttore di gara. Calcio di punizione per l'appoggio sull'intervento di Piga. Ha lasciato proseguire, anzi, il direttore di gara su un intervento di Mannoni perché deve essere un'azione pericolosa. Tanto si è rialzato Andreotti. E adesso è il calcio di punizione in favore dell'appoggio, quasi in stessa posizione, forse un po' più distante. Precedente, posizione molto centrale, oltre 35 metri sul pallone c'è Nicolai, ora arriva anche il numero 9 Andreotti, vediamo se sarà lui a battere, barriera 2 con Spinola e Mannoni, Andreotti subito a battere, c'è la respinta di Spinola che è uscito bene dalla barriera, palla messa in fallo laterale, può andare a salire un po' la Torres, siamo nuovamente nella metà campo del cuoio sulla deviazione di Spinola, abbiamo superato la mezz'ora, intanto Spanu rilancia in avanti a cercare la corsa di Chelo, va Chelo,
ma c'è in anticipo Botrini, lascia scorrere la sfera. Sempre generoso ovviamente. Chele Chelo, abbiamo detto, abbiamo superato abbondantemente la mezz'ora, siamo al 34esimo. Corso del primo tempo 0-0 tra Torres e Cuoio Pelli. Questa gara di andata della semifinale nazionale, playoff, va a Morini alla battuta. Fa saltare Chessa, viene anticipato però da Scaramelli, mette all'indietro, pallone pericoloso, Mannonima fortunatamente attento Minutolo, poi rilancia in avanti a cercare ancora Chelo, che di testa riesce a colpire ma non a servire Sarrizzi sulla destra. Lo applaudono, non trova il pallone Battistoni. Pirone, Chessa, tocca la sfera, Bianco e poi ancora Chessa, c'è fallo però su Pirone. Calcio di punizione, poco oltre la panchina dove staziona mister Andrea Cipolli. Va Nicolai, indicazione del tecnico, andare a battere il suo calcio di punizione, cercare un pallonetto a Tissoni, ma sbaglia il controllo, può andare la Torres a mettere ancora il pallone in avanti, ma ora la palla è in mezzo al campo con qualche difficoltà, arriva Spinola che può andare, Spinola per vie centrali, va Spinola, prova la conclusione e c'è pallone deviato in angolo, ancora una grande conclusione di Spinola, tanto è rimasto a terra il numero 8, il capitano Cacciagli, se non abbiamo visto male, che è caduto male cercando di rubar palla a Spinola che poi è andato a concludere. Si lamenta, fa entrare subito i sanitari, il direttore di gara. Intanto ancora un'occasione per la Torres, 35esimo e ancora sui piedi di Spinola la palla buona, stavolta dalla posizione davvero dalla lunga distanza, ha cercato ancora una volta il palo lungo ma c'è stata la deviazione. Calcio d'angolo, il quinto. Spinola sta facendo, insomma, sta mettendo un po' i brividi, è andato anche a complimentarsi con il portiere. Spinola, è stato proprio Morini a deviare su questo pallone molto preciso sul secondo palo ed è andato in maniera molto carina Spinola a dargli un 5. Portiere giovane, classe 98, ci è arrivato, tra l'altro non è altissimo, qui ha avuto veramente un bel colpo di reni. Tanto vediamo un po' zoppicante il capitano della Cuoio, accompagnato fuori Simone Cacciagli, zoppica vistosamente, vediamo se riuscirà a riprendere. Ovviamente è caduto male nel voler contrastare Spinola, se n'è andato e poi ha trovato lo spazio per la conclusione. Ma ora calcio d'angolo per la Torres con Mannoni, le torri rossoblu sono già piazzate, Merenda e Minutolo, tanto si sta scaldando ovviamente il giocatore della panchina della Cuoio. Va Mannoni, palla lunga, c'è testa di Botrini, però Spano dal limite può provarci, sparacchia fuori con il suo sinistro. Vittorio Spano aveva spazio e tempo, provato ora fuori. Intanto il capitano della Cuoio Pelli momentaneamente in 10, la formazione degli ospiti si deve sdraiare, c'è un problema al ginocchio per lui. Va Morini alla battuta, va a saltare Pirone, non trova il impatto con la sfera, la rimessa è rosso-blu. Sarrizzu subito attaccato da Battistoni, se ne va verso il centro Sarrizzu, poi va a servire Piga. Piga vede la corsa di Spano, Rossi però è bravissimo a intercettare, però ancora palla tra i piedi di Mannoni che va a cercare Sarrizzu di petto. Sarrizzu mette giù con un bel numero, poi però Battistoni è bravissimo ad andare a rubargli la sfera. Bianco ad attaccarlo, Minutolo sul lancio lungo e poi Piga ad allontanare, ma ancora Cuoio con Nicolai giocando, vi ricordo, in 10 adesso, anzi no, è rientrato forse il giocatore che era rimasto fuori perché non è più a bordo campo, è rientrato Cacciagli, nulla di grave per lui, anche se ancora un po' zoppica. Sarrizzu
aveva fatto un bel numero Sarrizio cercando di mantenere il pallone in gioco, poi ovviamente c'è stato l'anticipo di Battistoni. Va Spinola ora a metà campo, Spinola per Mannoni, Mannoni mette sul sinistro e poi decide di mettere sulla sinistra per Piga, che può crossare, palla dentro e c'è il colpo di testa da allontanare, ma insomma, rischia anche un po' il giocatore della Puglia, dice di essere stato spinto, ma sarà ancora angolo per la Torres, il sesto. Era andato Scaramelli forse a colpire, è rimasto a terra intanto il giocatore della Puglia, probabilmente forse il capitano Cacciagli che non ce la fa, che si è nuovamente seduto, forse non ce la fa. Perdono un po' di tempo, ma sta dicendo mister Cipolli se non ce la fa lo togliamo, ed è pronto intanto a fare il suo ingresso Vencini, autore tra l'altro dell'1-0 nella gara contro il Grosseto, fu un calcio di punizione. Marco Vencini pronto a prendere il posto di Cacciagli, sì, non ce la fa il capitano della Coiopelli. 40 minuti, primo cambio per la Cuoio, Vencini prende il posto di Cacciagli. Fortunati, sì, qualche minuto fa ha provato, non riesce proseguire, costretto ad uscire. Vencini, giocatore rapido, tanto Torres usufruisce di questo calcio d'angolo con Mannoni, va la battuta tutta in avanti la Torres, si può battere ora, va Mannoni, lotta in mezzo all'area, palla ottima dentro, ma ancora lontana la difesa della Puglia, però sui piedi di Mannoni che controlla non benissimo, può andare sul fondo però e crossare, ancora un bel cross, ha allontanato il pallone sul tentativo di Minuto, non bisogna perdere qui il controllo della sfera, c'è un fallo evidentissimo su Merenda, ma non fischia il direttore di gara, va Spanu velocissimo a cercare di impedire la corsa di Pirone, poi Vencini lo sbaglia, impedisce la Torres una situazione pericolosa, Sarrizu inseguito, va a mettere all'indietro per Selva che allontana, vanno a lottare Pirone e Mannoni, c'è il fallo, è stato bravissimo Spanu perché è andato davvero a chiudere in diagonale su Pirone che era tutto solo, c'è stato però un fallo che non è stato fischiato, è andato giù Merenda che ha perso palla ma spinto. Va Minutolo a servire subito Sarrizu che mette giù, deve uscire dall'area inseguito, poi cerca e trova Mannoni che può subito crossare, palla dentro, ancora però mette in calcio d'angolo Rossi ed è il settimo corner. Sono forse quelli che avete sentito, sono alcuni dei, diciamo, tifosi della Coiopelli, sono in tutta una decina, dirigenti e familiari, sono in tribuna, qui accanto alla nostra postazione. Intanto seguiamo quest'angolo, Mannoni, una palla che arriva per la corsa di Piga che ha tentato al volo, ma l'ha messa abbondantemente alta sopra la traversa. Tanto 42 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 tra Torres e Coiopelli. Va Morini alla battuta, si stacca dalla difesa Minutolo, non riesce però a colpire, palla però ancora recuperata dalla Torres sul tentativo di Andreotti, è bravo Chessa ad intervenire, poi però deve dare il pallone a Mannoni e mettere sulla sinistra per Spanu. Si muove bene la Torres, qui il tentativo di lancio di Spanu è stato deviato, deve ancora rivolgersi alla Merenda, Spanu fa ripartire la manovra rosso-blu, va Mannoni, Mannoni di fronte a Pirone, sceglie il lancio per Chelo, sempre troppo lungo però, può andare Morini,
nulla da fare. 0-0 tra Torres e Puglio Pelli. Tra Morini alla battuta, cercare Andreotti, ma c'è la testa sempre di Minutolo a svettare, poi Piga che mette all'indietro per Mannoni, Mannoni per Spano, Spano in avanti a cercare ancora Chelo, ma c'è l'anticipo di Botrini che controlla, mette giù, poi prova a servire in avanti, ma questo pallone è controllato da Merenda, però poi va giù qua Spano, un fallo da dietro su di lui. Proprio in testa di Merenda, era stato recuperato da Remedi, ma è andato subito Spano, poi fallo su di lui. Intanto palla in avanti a cercare Spinola, va giù Spinola, palla termina sul fondo, nulla da fare, non c'è punizione sul corpo a corpo tra Spinola e Rossi. L'arbitro va a parlare con entrambi per tranquillizzarli. Ci sarà semplice rinvio dal fondo di Morini. Partita comunque corretta fin qui. Un cartellino per Francesco Bianco. Tanto il rinvio sbagliato di Morini termina direttamente nel fallo laterale. Può andare la Torres alla rimessa quando è scoccato il 45esimo e il quarto uomo sta preparando darci il recupero. Sono due minuti ancora da giocare in questo primo tempo. La Torres e poi Opelli. Tanto va Chelo. Chelo che controlla, deve però girarsi perché è attaccato subito. Palla per Piga, ancora all'indietro per Mannoni e poi Minutolo. Riparte da lui la manovra rosso blu. E poi Sarrizu che se voleva servire Bianco. E sarà angolo. La deviazione è della Puglio. Dunque, 8 il corner. Fin qui. Ancora Mannoni. Ma Mannoni. Palla dentro a cercare la testa di Minutolo, allontanato il pallone, poi Bianco che è stato approvato un tiro cross. Attenzione a questo contropiede con Andreotti che da solo esce Selva. Fallo di Selva. Giallo per lui, andato a rubar palla da Andreotti, uscito abbondantemente dalla propria area Selva. Si è beccato il cartellino giallo, coraggioso qui Selva nel suo intervento, che era un contropiede quasi perfetto, un solo Spano a cercare di rincorrere Andreotti e Selva è andato a mettere il pallone in fallo laterale, ha commesso anche fallo, dice il direttore di gara. Si è beccato il giallo, è impedito, sicuramente un'azione pericolosa. Ci sarà il calcio di punizione però della Puglio e attenzione a Bencini, specialista, abbiamo visto, abbiamo detto nella gara contro il Grosseto è stato proprio lui a colpire. Tanto è momentaneamente scaduto anche il recupero, ma continuiamo a far abbattere questa punizione. Il direttore di gara va Bencini a battere, la palla rimbalza sulla barriera, poi c'è Lionel Spinola sul pallone, Bencini lo mette giù, calcio di punizione, ma ora fischierà il direttore di gara. E infatti è così, finisce qui il primo tempo tra Torres e Puglio Pelli, 0-0 dopo la prima frazione di gara, con i primi 5 minuti con la Puglio che ha provato a prendere il controllo della sfera, ma poi è venuta fuori benissimo la Torres, una traversa piena di Spinola, ma altre due conclusioni dell'argentino davvero pericolosissime, una deviazione di Morini che ha impedito anche il gol. Intanto vanno tutti i giocatori della Puglio a parlare con il quarto uomo per andare l'arbitro a allontanarli. Ora possono andare negli spogliatoi i giocatori, sappiamo qual è il motivo. Ora le due squadre vanno nei rispettivi spogliatoi. E dunque 0-0 dopo i primi 45 minuti, una gara che la Torres comunque sta disputando in maniera aggressiva, così come era nelle previsioni, e ha avuto le sue belle occasioni. Dunque ci risentiamo tra pochissimo dopo l'intervallo per seguire il secondo tempo questa sfida di semifinale nazionale playoff, tra pochissimo.